Buonasera e ben ritornati a Laboratorio Salute, il nostro piccolo giardino zen virtuale che ogni settimana coltiviamo con grande interesse e amore. Il nostro giardino questa volta sarà in Oriente e parleremo di medicina ayurvedica assieme a Michele Ranieri. Buonasera e ben ritornato ai nostri studi. Buonasera Michele. Michele oramai faccio una brevissima presentazione perché già lo conoscete, è stato diverse volte qui nei nostri studi, è fondatore di Ananda Veda. E eh, l'avete già potuto conoscere per le varie discipline olistiche orientali. Oggi ci ha portato un argomento davvero diciamo, interessante e profumato, mm. perché hai portato dei tuoi collaboratori e parleremo anche di alimentazione ayurvedica. Sì, sì perché è il perno della, dello stile di vita, cioè la ayurveda è essenzialmente. Un'arte un evolutiva, una scienza che ci aiuta a crescere e a star bene, secondariamente si fa preventiva e curativa, e nello stile del vivere che ci tiene in salute l'alimentazione ha un ruolo primario. Quindi, ci tenevo tantissimo a portare questo argomento perché è importante che la gente sappia come si può mangiare bene e non a scapito della salute. Quindi un elogio ai sensi perché i sapori sono importantissimi. Poi vedremo come la Jurveda ne fa una scienza raffinata e allo stesso tempo anche essere, essere soddisfatti no? di. Questo. Poi c'è il discorso delle stagioni, il discorso dell'età... Ecco, infatti dell la salute va curata come se fosse un bambino quotidianamente esatto. e il nostro corpo segue le stagioni. In questo momento siamo nella primavera ed è un momento molto importante perché il nostro, cor il nostro corpo, i nostri organi principali, eh, sono impegnati nella depurazione, nell'eliminazione di tutte le tossine e le scorie che abbiamo accumulato durante l'inverno. Esatto. A tal fine... Oltre che Monica, che ha un percorso nel campo dell'alimentazione ayurvedica davvero esemplare, di grande spicco, ho voluto chiedere gentilmente a Carlo Cardinale di venire con me perché eh, vedremo anche come il, il, il tocco, il massaggio ha una funzione importantissima per quanto riguarda i processi depurativi e anche per mettere il nostro organismo in una condizione ottimale al fine di assorbire a modo quello che entra dentro di noi perché nella Ayurveda è importante sia quello che mangiamo ma è ancora più importante come lo si metabolizza tant'è che se il nostro metabolismo non funziona bene il veleno può diventare, cioè il nettare può diventare eh. veleno e o viceversa quindi vedremo eh, con Carlo come avere una condizione ottimale per digerire a modo e anche per smaltire le impurità, le tossine che assimiliamo. Poi vedremo anche come le spezie e gli alimenti possono essere utilizzati nella beauty ayurvedica, perché comunque la pelle non dimentichiamocelo che è un secondo intestino. Quindi se vogliamo una bella pelle, se vogliamo un viso luminoso o quant'altro, è molto importante tenere in considerazione gli intestini e o viceversa. Ecco, già li hai presentati i tuoi collaboratori di oggi, tu giri sempre un po' in tutta Italia. E Nel caso particolare di oggi questi due tuoi collaboratori provengono da Roma, eh, nel caso di Monica Desideri che eh, è una docente di cucina ayurvedica, una bella ragazza, signora, adesso io non so sposata? Sì, ho tre bambini anche. Ah, tre bambini, complimenti. <ride> eh, allora, ci può raccontare qualcosa di lei? Di me? E ho iniziato nella ayurveda come operatore, quindi massaggi, trattamenti e terapie ayurvediche. Poi mi sono talmente appassionata che ho fatto una scuola a Firenze, un'accademia di Ayurveda, per diventare naturopata in Ayurveda. L'Ayurveda è il nostro mondo, la viviamo in casa, già con i bambini piccolini e poi essendo sempre stata un'appassionata di cucina mi sono dedicata alla cucina ayurvedica perché è un pochino il cuore dell'Ayurveda. E lì possiamo iniziare la prevenzione e anche la cura di molte, molte patologie. Quindi lei durante il giorno, cioè quotidianamente, cucina così a casa? Sì, dalla colazione alla cena. E una curiosità: prima che iniziasse la trasmissione l'ho sentita cantare un mantra. Sì. Ce lo può ripetere e magari può condividere con noi il significato? Sì, il significato è che eh, lavoriamo in gruppo, siamo uniti e che non ci siano liti o, o piccoli contra, contrapposizioni, no? Come possiamo dire? Mm. Contrasti, contra sì, dei contrasti. contrasti, tra di noi. Sì, sì, sì. E lo recito? Sì. Era molto sì, bello, no? sono rimasta Dai, colpita. No. Eh, non lo so, finiva mm. con shanti. Mm. apri il cuore. Om sahana vavatu sahana bunaktu Sahaviriam Karvavahe, Tejas, Navida, Vita, Mastu, ma Vishavahe, Um, Shanti, Shanti, Shanti. <sussurra> ecco, Tejas, che è uno degli elementi che poi andremo a vedere insieme, esatto. che è il fuoco, che il fuoco sia con noi per bruciare ciò che non va per esaltare, per dare nuova vita a ciò che deve invece arrivare di buono. Che bello, grazie, grazie. allora per questo auspicio, io spero che abbiano condiviso l'atmosfera anche da casa e abbiano colto il significato di queste parole molto profonde e credo che ci accompagneranno nel corso di tutta questa trasmissione. E naturalmente prendete carta e penna perché Monica è qui per darci alcune ricette depurative e eh, so che magari alcuni ingredienti non sono di vostra conoscenza, ma scriveteli così diventeranno parte della vostra cucina perché non solo sono buone le spezie, sì. ma fanno anche molto bene. Poi ci spiegherà che effetto hanno inserite in un piatto che magari può essere neutro come il riso. Va bene. Grazie Monica, Grazie. e abbiamo un altro ospite. Abbiamo con noi, l'ha già presentato Michele Claudio Cardinale. Buonasera e benvenuto ai nostri studi. Buonasera, Anche Carlo Cardinale. Claudio, eh, Carlo. Carlo Cardinale, sì, ho letto male. <ride> Anche lui proviene da Roma, però so che. Eh, in questo vive a Fano. momento vivo a Fano, esatto, dove ho incontrato Michele, eh, ci siamo guardati innamorati in qualche maniera. <ride> E Nonostante sia romano c'è una forte affinità, c'è questo gioco Milano-Roma, ah, Milano, in sì, maniera molto simpatica e scherzosa <ride> per tenere sull'energia, <ride> eh, mi occupo di naturopatia, la naturopatia è una multidisciplina tra cui comprende anche decisamente quella della disciplina giurvedica. E il mio percorso eh, inizia eh, in maniera molto particolare, faccio un incontro eh, tramite un'amica con uno sciamano che in qualche maniera eh, mi inizia e mi introduce a un mondo a me completamente sconosciuto. Ma questo dove in Italia? O questo adesso? a Roma, questo ah, avviene Roma. proprio a Roma. E da lì scatta un qualcosa, eh, una curiosità, inizio un corso da erborista per poi passare completamente alla scuola di, di, di naturopatia. Come ho detto la naturopatia è multidisciplinare, è, m, differenza diciamo un po' rispetto a loro eh, che prendono più la parte orientale ayurvedica, io mi avvicino più alla medicina tradizionale cinese. Da qui in particolare prendo in particolar modo la, uh, la tecnica della, della riflessologia e porto avanti e integriamo, infatti la cosa molto bella è che riusciamo a mettere tutto insieme, integrare e a dare un, uh, un benessere a 360 gradi, quindi riusciamo veramente a cucire bene il vestito sul, da bravisarti sulla persona. Altra tecnica che eh, uso molto e che amo in maniera particolare è la, la tecnica sacrale, che è realmente una tecnica moderna e molto occidentale, anche se poi nell'andare a vedere e eh, nel curiosare eh, realmente prende molto, molto dall'Oriente. Quindi oggi le vedremo queste sono le Oggi due vedremo tecniche, esattamente come, come si possono esatto, come si possono eh, mettere insieme no, le, i vari aspetti del benessere. Perfetto, io intanto la ringrazio Grazie. Carlo e introduciamo l'argomento appunto della serata partendo dall'alimentazione. Sì. Perché eh, diciamo anche secondo la disciplina ayurvedica eh, a seconda del tipo eh, di persona che noi siamo a prescindere cioè dal fatto che noi siamo cafa, pitta o vata, vata, forse era prima vata, adesso non mi ricordo vata, sì. pitta e cafa, eh, dovremmo avere un tipo di alimentazione. Certo. Sì, <coughs> non so se riusciamo a far partire un'immagine. Sì, dovremmo avere delle perché slide Perché ho schematizzato nostra... questo concetto in maniera alquanto eh, sintetica, proprio per eh, entrare subito nel nodo della. Sì, ecco questa qui, perfetta. Come vedete in alto c'è la prima riga che parla degli elementi, no? l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra sono diciamo così mattoni strutturali, tutto è composto da questo. Eh? Eh, da questi cinque elementi partono le tre forze biodinamiche che sono per l'appunto vata, che possiamo semplificare come il vento, pitta, che semplifichiamo come fuoco, kafa che semplifichiamo come terra che sono le tre eh, forze primordiali responsabili di tutto quello che è legato al mondo fisico e al mondo psicologico, ok? E adesso nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato abbastanza approfonditamente di, questi, di queste forze e di come generano le nostre strutture proprio fisiologiche. Quindi a seconda di quello che io mangio... Esatto, come andiamo a vedere no? qui adesso ad... passo la palla alla Monica eh, perché vediamo come eh, esistono troppo. sei sapori e lo vediamo sotto. Nella tradizione ayurvedica si parla di astringente, lo vediamo sotto, astringente, amaro, piccante, salato, acido e dolce. Vediamo Magari le lasciamo un attimino un filo di acqua perché è un <coughs> colpo di tosse. Qui le consentiamo di recuperare un attimino. Ogni sapore è dominato da due elementi eh, di base e quindi mm, prendiamo il piccante che è fatto di aria e fuoco, pitta e così via. Però io qui mi fermo, infatti lo vediamo, vediamo la freccia che va verso l'alto, quindi il piccante, l'amaro e la stringente alzavata, mentre il dolce, l'acido e il salato lo abbassa. Quindi Vata, che è di per sé magro, ha bisogno di cibi dolci, acidi, salati per eh, rafforzarsi. Mm, mm, e invece deve evitare il piccante, l'amaro e l'astringente perché hanno delle forze che asciugano, che fanno, tra virgolette, dimagrire. Qui mi fermo e continui tu, Monica, perché è il suo mondo. E io le porto grande rispetto e sono molto felice di averla qui con me perché è una... Vogliamo alzarci e già andare dietro e... sì. Non solo stare cose, la, ma le vive. Hai ripreso la voce? Sì. Tornata? Benissimo. Quindi se vuoi concludere il concetto di, dei sapori sì. che fanno bene eh, che alzano a bastone idosha, Monica? Sì. Ehm, ecco, per esempio in questo momento ho una tosse derivata un po' da, da gaffa, per cui è una tosse molto secca. E ci sarebbe bisogno quindi di un po' di... Di qualcosa di, di untuoso, come per esempio potrebbe essere il miele, mm? oppure un pochino di ghi. Questo è il ghi, perché poi parleremo del ghi e delle sue proprietà. Magari Michele aiutala perché mm. sento che è ancora un po' in... Sì, qualche... <ride> no, è un pochino di tosse. Ecco. Ti faccio <ride> miele e zenzero? Sì. Ecco, Listo, trovato, Avete già capito come funziona la medicina naturale ayurvedica? Che in prende? caso di tosse secca sarebbe necessario utilizzare un Quindi, po' di zenzero. Ecco, e il questo medie. è un rimedio eccezionale. Di tu perché? <coughs> eh. Lo zenzero perché è riscaldante e, e mangia proprio le tossine. Questo, questo è lo zenzero, uno mm. dei primi. La radice <coughs> di zenzero. Ne ho preso un pezzettino e lo sto lanciando ehm, nel mortaio, lo sto macinando. Eh? Tira fuori il suo succo adesso. Il zero esatto, eh, ha tantissime proprietà. È <coughs> anche un veicolante, ossia, va proprio direttamente dove serve il in questo caso, ma il succo. Una volta che è pestato, non rimane dentro lo butta fuori. Ah, cioè, quindi? diciamo, lo scopo è quello il miele. Dov'è il miele, eccolo qui. Ok, quindi prendiamo un cucchiaino. E te l'avevo messo. Mm, puoi prenderlo anche vabbè, con questo. Beh, lo prendiamo sì, anche sì, con sì, questo, sì. no? E quindi togli il miele, toglie questa secchezza che in questo momento mi sta dando alla gola. Che ed ecco la medicina in diretta. Una, <ride> e questo è proprio una sì, In un certo qual modo, in modo mia, questa è una sì. farmacia. Con questo noi non intendiamo dire che non bisogna avere medicine allopatiche o di altre tradizioni, ma. Di fatto il concetto ipocratico che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo parte da questo concetto. Se noi abbiamo in casa un, una sequenza di spezie, di erbe, anche, anche occidentali, per l'amor di Dio, possiamo sicuramente eh, intervenire in tempi reali nei confronti di tutta una serie di problematiche, dal mondo del bambino al mondo dell'anziano. Abbiamo un pronto rimedio. Va meglio? <coughs> Grazie. Vuoi un bicchiere sì. d'acqua? Ok. È meglio? Grazie, oh. sì. Come ecco, avete visto <ride> funziona. come funziona? Perfetto. Allora, abbiamo visto praticamente che eh, nel caso, per esempio, di Tosse Secca, lei come ha fatto a capire che era una, eh, una problematica legata a CAFA? Innanzitutto perché questa stagione a cui ci stiamo avvicinando la primavera è proprio la stagione del CAFA, in cui Caffa si manifesta perché in questo periodo abbiamo avuto un freddo umido e secco. C'è un'immagine che parla delle stagioni e dei sapori, non so se in regia riescono a trovarla. E, e quindi adesso con quella potenza del, del sole che inizia a scaldare, inizia a sciogliere il cafa che abbiamo accumulato nella stagione precedente. E quindi ecco problemi di raucedine e asma rinite. Allergie, quante persone in primavera soffrono di allergia? E questo è dovuto non tanto all'allergia così in modo molto astratto, ma proprio a un cAFA accumulato quindi a un'umidità presente nel corpo e negli organi che con il sole viene piano piano sciolta e quindi ci sono queste manifestazioni. Quindi per noi che siamo in pianura padana, diciamo che questo momento Lo sarebbe proprio è il periodo sì, clou sì. per buttare fuori tutta l'umidità e quindi le tossine. Sì, esattamente. Quindi, siamo, eh? esattamente. quindi abbiamo visto che la primavera è la stagione dei caffa, mm -hmm. sì. quindi che cosa bisognerebbe mangiare? Innanzitutto le spezie, perché sono riscaldanti, almeno questi tipo di spezie che abbiamo messo qui, sono riscaldanti, asciugano e aiutano. Le possiamo prendere sia da sole come abbiamo fatto adesso con lo zenzero e con il miele, oppure usare in cucina. Poi vedremo, faremo un chicciari che è una, un piatto tipico della cucina ayurvedica. e <coughs> serve proprio per purificare eh, dalle tossine. E, e usiamo queste spezie anche in cucina, quindi sia come pronto rimedio, perché avremmo, per esempio, potuto prendere anche del cardamomo che è eccezionale per quanto riguarda la tosse. Questo è un baccello che si apre, si tolgono i semi, si pestano, ah. puoi assaggiare e va benissimo per la, per la tosse grassa. Non è piccante, della... vero? No, 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 no ah. è un dolce, <coughs> un dolce astringente, molto piacevole. Buono. Possiamo farci anche una tisana, per esempio, di zenzero, possiamo farci, i paesi orientali lo usano nel tè, nel caffè addirittura. vero. È molto Sono molto. Un po buono di anice. Tra mm. l'altro il cardamomo in Turchia, per esempio, si usa molto nel caffè perché va a eliminare, essendo basico in natura, la caratteristica acida del caffè. Quindi crea una, una riduzione di queste. Fa anche da protettore per lo stomaco, quindi. Il Ma si trova danno il cardamomo? Sì, 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 sì. Non è certo uno strano, però vengono sempre importate le spezie. Benissimo, allora quindi eh, possiamo proseguire con la, la presentazione sì, delle, delle, delle spezie. Abbiamo qui per esempio una cannella che è indiana, è diversa da quella solita che vediamo, fatta un pochino arricciata. Questa è proprio la corteccia, molto più piccante di quella. Puoi <ride> Ma io devo assaggiare tutto <ride> oggi. <Esattamente. ride> sì, ragazzi, eh, 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 io rido, Non è che mi va via la voce no, e mi cominciano a chiamare. No, i sensi vanno usati perché sono molto importanti per la mente assaggiandoli, allora, annusandoli e rotto, eh? anche un pezzettino piccolino, coinvolgiamo tutti i sensi ah, buona buonissima buono. Sì, per effetti noi abbiamo una concezione delle spezie come piccante assolutamente no piccante sta alla di cannella, spezia buono eh, sì, sì. quindi si possono mangiare anche così le... sì, sì, sì. Cioè proprio... per esempio eh, anziché prendere una caramella Possiamo avere un pezzettino di, di cannella, anche di questa misura, in tasca, nella borsettina e succede un evento così, un colpo di tosse, uno prende un pezzettino. La, quindi questa è consigliata prende. per che cosa? La cannella è sempre riscaldante, è ottima come antidepressivo, quindi va bene anche per questa stagione che sta arrivando. E, mh, aiuta l'umore perché è anche dolce. E poi, vabbè, tante, tante particolarità per quanto riguarda i bronchi, per quanto riguarda problemi femminili che possono essere anche dicistite, tantissime cose. Anche Anch'essa, per esempio, nel cappuccino, anziché il cacao, in molti baci cioè l'hanno, ti fai mettere un po' di cannella, credimi, ti cambia... in polvere, sì. In, in polvere. polvere, ti cambia completamente la chimica e anche il sapore, si fa molto, ma molto piacevole. Poi che cosa abbiamo qui? Abbiamo... Poi abbiamo della senape nera, qui chiaramente abbiamo usato delle spezie molto riscaldanti perché parlavamo della stagione che sta arrivando. Senape nera, del fieno greco che è ottimo come, anche come dimagrimento, aiuta tantissimo. È per il dimagrimento. Ci facciamo anche pinda, riusciremo a farli vedere? Sì, sì, sì vediamo. Questi insiemi e queste sono foglie di fieno greco. E si mangiano come? Questo è un, un legume, dopo lo ah. prepariamo un dalle di fieno greco. Eccolo qui. Ah, quindi viene cotto. Questo è ammollato, infatti ah, sta già germogliato: è nell'acqua. Quindi sì. è stato messo. Sì, sì. Poi lo, lo faremo in padella. Vedi, sta Quindi, questo è, facendo... diciamo, quel seme: sì, E questo è il risultato ah, di sì, quando. Sta facendo i germogli. E si possono mangiare anche i germogli in insalata, sono buonissimi. Poi abbiamo del peperoncino verde. Questo è dello zenzero in polvere. Perché quando parliamo di medicamenti in Ayurveda parliamo di spezie essiccate. Quindi in cucina viene usato lo zenzero fresco. Se parliamo di medicamenti usiamo dello zenzero in polvere. Perché abbiamo hanno dei, dei principi cumi. attivi diversi? Sì, ah. quello secco diventa più penetrante. In sanscrito si dice tiksna, più penetrante. Poi abbiamo del cumino in semi, questo qui. Del Andrà coriandolo cotto, o... cotto, ma si può mettere anche a crudo. Vedremo dopo come si fa un lassi ah. digestivo. Lo metteremo del coriandolo in, in semi. Puoi assaggiare anche questo. Anche questo, sì, aiuto di coriandolo. <ride> eh, non è piccante, però? No, 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 no. no, no, no. no, no. L'unica cosa piccante è il peperoncino verde, è lo zenzero che è leggermente pungente, buono, però molto piacevole, anche al. Il più buono è la cannella, e eh? dopo sì. durante la pausa pubblicitaria la, la, <ride> la, la succhia. Poi abbiamo la, la curcuma, che è considerata un pochino la regina delle spezie, sì. e lei vabbè, è un antitumorale, è una, un potente digestivo, purifica, è un ringiovanente, è un rasaiana, si dice in sanscrito, degli organi, della mente, purificatore per il sangue e tantissime altre cose. Del sale dell'Himalaya. È eccezionale perché non altera pitta, anzi lo abbassa, perché abbiamo visto prima che il gusto salato aumenta pitta. Come mai questo sale malayano non ha le caratteristiche di alzare la pressione praticamente? Perché non ha quella, eh, quella componente che viene dal mare, quindi quell'umidità, quell quell'accumulo di acqua, ma essendo comunque un sale che viene dalle montagne, è molto più forte, è molto più secco perché è più vicino... Alla, alla fonte del riscaldamento al sole oh. qui c'è del miele che abbiamo già visto è... miele particolare o qualsiasi no. tipo di miele? miele qualsiasi... In Ayurveda la cosa importante è non utilizzarlo a caldo perché il miele contiene degli enzimi che a 36 gradi muoiono e a 60 diventa una tossina. Quindi il miele sempre va usato a crudo. Ecco, quindi considerate quando noi lo mettiamo nel, nella tisana nel, sì. bollente non va bene. Non va ben... Lo fai ah. tossico? Si no. fa tossico. Devi aspettare questo. che abbassi la sua temperatura. Sì. Un eh. errore che ripeto quotidianamente eh, esatto. allora. Purtroppo per tradizione tutti lo abbiamo sempre fatto. La Yurveda invece insegna che non, non si può ah, fare. Ah, quindi non sono l'unica che commette questo errore banale no. in cucina. In tanti. E poi cosa rimane? E qui ci sono degli azuki che è un, un legume. Questi sono molto potenti per purificare i reni. Facciamoli vedere. Perfetto. Sì. Questo sì. lo faremo dopo, è il mung dal, che è un, sarebbe la soia verde, chiamata così, ma è fagiolo mungo, decorticato. Quella la faccio anch'io a casa. Ed è buonissima. <ride> e molto. sono dei fagioli, quindi è un sì. alto contenuto proteico che può benissimo sostituire la carne in modo sano. Anche gustoso se vogliamo. E, e questo è del riso basmal sì, 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 sì. che l'abbiamo preparato e dopo lo assaggeremo insieme a diversi chutney. Poi qui abbiamo dei beci trioli già tagliati. Sì. E Faremo vedere... una raita. Faremo vedere com'è un, un piatto eh, tipico ayurvedico. La raita è um... Antipitta, rinfrescante. Sì, molto rinfrescante. Benissima. È una salsina. E poi. E poi c'è del tarassaco che abbiamo raccolto stamattina. Lo metteremo come erbe a mare nel nostro chicciari usando anche un pochino della, della radice. sua radice. E che cosa differenzia dalle altre cucine, la cucina ayurvedica? Che in un piatto sono contenuti tutti e sei i sapori proprio per bilanciare e mantenere in salute queste energie che si chiamano vata, pitta e kafa. Quindi avremo il dolce, il salato, l'amaro, il piccante, la stringente e l'acido. E l'acido. Quindi in un unico piatto avremo tutti questi sei sapori sì, diversi. Sapori, sì. Bello. Allora adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto perché abbiamo la pausa pubblicitaria. Così, noi nel frattempo ci prepariamo e incominciamo a cucinare, a vedere un tipico piatto ayurvedico. State con noi e lo vedremo subito dopo la pubblicità.